un grande piacere per me e per l'amministrazione comunale che rappresento partecipare a questa edizione di Archivissima per presentare l'archivio comunale del Comune di Este. Siamo convinti che l'archivio non sia solamente uno scomodo, benché necessario, ingombro. In queste carte polverose c'è la città, vi si può leggere il pulsare della sua vita passata e anche il nostro presente. Este attraversa le guerre, le dominazioni, i cambiamenti politici e istituzionali, le rivoluzioni, le lotte sociali, il progresso economico e produttivo, le profonde innovazioni e le involuzioni, rispecchiando su di sé la storia del paese e dell'Europa in generale. Le vicende della storia che, nel bene e nel male, con il loro portato di progresso e di miglioramento della condizione umana, oppure di sofferenza, di dolore e di morte, si ripercuotono sul microcosmo della città, sul suo territorio, sulle donne e sugli uomini che lo abitano, ci dicono quello che siamo, perché ci indicano da dove veniamo. Questa preziosa funzione culturale e civile che gli archivi svolgono come fonte primaria per la storia delle persone, delle comunità, del territorio, però, può avvenire solo se gli archivi sono adeguatamente conservati, inventariati e aperti alla consultazione, per soddisfare le domande di cultura e memoria storica di cui sono implicitamente portatori. Negli ultimi anni si è lavorato molto perché il nostro archivio comunale potesse rispondere a questi requisiti e il percorso non è stato sempre facile. Dopo un grandissimo lavoro di accentramento in un'unica sede di tutta la documentazione da tempo collocata in locali diversi e dopo una successiva opera di sanificazione e catalogazione, nell'agosto del 2021 siamo giunti all'inaugurazione della nuova sede archivistica in via Brunelli, che si è voluta intitolare alla dottoressa Bianca Strina Lanfranchi, in quanto, nel suo ruolo di soprintendente archivistico per il Veneto, nella prima metà degli anni Ottanta collaborò attivamente con alcune signore dell'associazione Inner Wheel al recupero e ad un primo riordino della documentazione dell'archivio ottocentesco. Sempre con il suo prezioso aiuto si è provveduto anche ad inventariare l'archivio del Novecento, fino agli anni 70. Il lavoro di riordino continua tuttora con l'archivio di deposito. Le unità archivistiche presenti ora nel nuovo archivio sono più di 5.000, i cui inventari sono consultabili anche su supporto informatico. Nella nuova sede è stato collocato anche l'archivio della magnifica comunità di Este, uno dei non molti archivi podestarili del Veneto conservati integri. Si tratta degli archivi storici di città sedi del Podestà, ossia del rappresentante della Serenissima Repubblica in epoca veneziana. Contiene documenti che risalgono al secolo XV e che arrivano fino alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797. Questo antico giacimento culturale è forse la più preziosa, ma non certo l'unica testimonianza del passato della nostra città. Come già detto, sono stati inventariati e riordinati anche i documenti che risalgono al XIX secolo, che attraversano le vicende storiche di Este tra regni napoleonici, dominazione austriaca, annessione all'Italia Unita, fino alla fine dell'Ottocento, e l'inventariazione e il riordino delle carte risalenti agli anni 70 del Novecento. Le istituzioni affrontano le due guerre mondiali, il ventennio fascista, la liberazione e la rinascita dell'ultimo dopoguerra. Inoltre, il Comune conserva archivi collegati o aggregati. Fra questi, quello della municipalizzata, che ha gestito una linea tranviaria ad Este tra il 1906 e gli anni 30, e quello acquisito in deposito dell'Udita, massimo stabilimento industriale della città dai primi anni del Novecento. Thank you.
posti nella nuova sede dell'archivio storico del Comune di Este. Due piccole anticipazioni. L'archivio storico consta di tre sezioni. Qui possiamo vedere la sezione dedicata alla magnifica comunità. Sono 155 unità, per la gran parte, come si ha modo di vedere, registri cartacei e pergamenacei, per un arco cronologico che varia dal XV al XVIII secolo, anche se esistono documenti precedenti ma in copia. Qui abbiamo una trascrizione del privilegio dell'inizio del XV secolo, dove la magnifica comunità si dà a Venezia. Qui siamo nell'archivio ottocentesco. Ho estrapolato una serie di documenti molto importanti per la città di Este, perché nel 1829 Este ottiene il titolo di città. E qui possiamo vedere il sigillo, lo stemma e una serie di documenti a supporto della richiesta di Este. Qui abbiamo altri due documenti tratti dall'archivio storico ottocentesco, si tratta di due notificazioni di sentenze. Tra il 1850 e il 1854 qui a Este venne istituita una commissione militare che ebbe lo scopo di reprimere il brigantaggio. La commissione ebbe giurisdizione per il Padovano, il Polesine e il Mantovano. Le sentenze venivano pubblicate in questi fogli a stampa dove venivano riassunte le condanne e anche gli atti di cui si erano resi responsabili i condannati. Passiamo all'archivio novecentesco. Tra i tanti documenti che potremmo esporre, ne abbiamo scelti alcuni. Alcuni del periodo del ventennio sono delle pubblicità di emblemi dell'epoca. Ed infine un secondo documento relativo ad un progetto di una passerella sul fiume Frassino. L'archivio è uno scrigno di memorie dei tempi passati, di quello che siamo stati e dei cambiamenti vissuti dalla città e dal territorio sotto il governo delle diverse dominazioni che vi si sono susseguite. Cambiamenti e trasformazioni sono testimoniate non soltanto nei documenti che esso conserva, ma nel suo stesso strutturarsi nel corso dei secoli. Così, all'antico ordinamento vigente in età veneziana, si sostituì con le dominazioni francesi ed austriache un nuovo modo di concepire l'archivio, con l'introduzione del protocollo e della classificazione dei documenti per materie. I referati. L'introduzione del modello di classificazione basato sui referati rappresentò esso stesso uno dei tanti aspetti innovativi che le dominazioni d'Oltralpe introdussero nell'antico ordinamento amministrativo, politico e sociale del nostro territorio. Lo schema con il quale era stato impostato inizio secolo il modo di intendere l'archivio perdurò anche dopo l'unificazione a Regno d'Italia fino ai primi anni del successivo, quando l'antico sistema di classificazione di documenti e di tenuta basato sui referati venne sostituito da un nuovo titolario di classificazione basato sulle categorie, le classi e i fascicoli, che rappresentò per buona parte del nuovo secolo l'ossatura attraverso la quale prese forma e si strutturò l'archivio comunale. Nel corso di decenni successivi, tuttavia, il mutare dei tempi e la maggiore complessità delle funzioni amministrative finì inevitabilmente per riflettersi anche nella strutturazione fisica dell'archivio, con il costituirsi di nuove serie archivistiche,
fisicamente separate, anche se pur sempre riferite all'antico ordinamento delle categorie. A partire dai primi anni 2000, infine, l'archivio subì un'ulteriore trasformazione con l'introduzione di un nuovo titolario di classificazione dei documenti, maggiormente aderenti al mutare delle funzioni dell'ente e soprattutto più aderente alla nuova transizione digitale. Thank you.